Ben ritrovati. Dedichiamo questa pagina del lunedì di Biancorossi News a uno dei grandi biancorossi della storia, Giuseppe Sannino. Lo abbiamo incontrato sabato a Viggiù, sul campo dove l'Accademia Varese di Sean Sogliano svolge l'attività e ha svolto dei giorni molto interessanti, gli Open Day, di cui Sannino, Beppe Sannino, è stato protagonista. Sabato si concludevano questi Open Days e Beppe Sannino ha salutato i ragazzini con cui si è allenato per una settimana dicendo loro delle parole da brividi che sono arrivate diritte nel cuore. Ecco, ascoltiamole. Bimbi, adesso andiamo via, andiamo a mangiare, salutiamo i vostri genitori. Io vi devo ringraziare. Pensate, per me essere qua è come quando allenavo Dybala, Ilicic, uguale. La stessa cosa. Per me stare qui con voi è stato come essere in Serie A, in Serie B, all'estero, ovunque. Perché per me il calcio è passione, ma non la passione come i grandi che prendono i soldi. La passione che avete voi adesso è che vi deve accompagnare, uno, negli studi, perché è la cosa più importante, studiare. Se avete la possibilità imparate le lingue, perché il mondo non è soltanto in Italia, ma ovunque. Terzo, divertitevi, perché poi alla fine, attraverso il vostro divertimento, attraverso il vostro stare ad ascoltare gli istruttori, questo può darsi che possa essere anche il vostro futuro. C'è una canzone che dice sempre, uno su mille ce la fa, ma io credo sempre nei sogni, e chissà che un domani, quando il mister starà sulla sedia così, coi bastoni, possa sentire un vostro cognome in televisione e dico, oh, ma non ho allenato solo Dybala, non ho allenato solo Miccoli, Ilicic e quant'altro. Ho allenato anche lui quel giorno a Viggiù. E questa sarebbe la cosa più bella della mia vita. Bravi ragazzi, grazie ancora. Andiamo? Capri, dai! Matteo, se arrivi l'ultimo paghi veramente la pizza a tutti! Veloce, dai! No, Matteo, dai lì! Dorme, Matteo! Sannino, che ha fatto grande il Varese portandolo in tre stagioni dall'ultimo posto della seconda divisione alle porte della Serie A, ha parlato anche del futuro del calcio varesino, per cui ha espresso un augurio personale con parole precise, puntuali, ma anche con qualche sferzata. Sentiamole. No, Varese, mi auguro che al di là di tutte le belle parole che si dicono, che ormai ne ho sentite tantissime quando sono andato via, non so quanti fallimenti, quante gestioni ci sono state, ma le parole sono sempre le stesse. Promesse. Io preferirei che si parlasse di meno e si potesse dire la verità sempre a chi ascolterà i nuovi proprietari, i nuovi personaggi, che gli auguro tutto il bene possibile di poter costruire qualcosa di importante. Ma di dire la verità, hai 100 e devi fare con 100, ma devi dirlo alla gente. Noi possiamo fare questo, arriviamo qua, non continuamente promettere, noi faremo, noi andremo, noi vinciamo, noi andiamo. Tanto vincere non è facile in terza categoria, in prima categoria, nei dilettanti, interregionale, in C, in B, in A, non è mai semplice. E allora tanto vale, è meglio dire la verità sempre alle persone, dire noi siamo questi, vogliamo costruire un qualcosa di importante, ma non sappiamo dove possiamo arrivare, chi ci vuole seguire ci segue, il nostro budget è questo e non vogliamo avere né debiti. Se promettiamo una cosa a un giocatore è giusto che gliela diamo, ma arrivare alla fine, perché io da quando sono andato via, più che sentire qui adesso è finita, lì adesso i giocatori non possiamo più pagarli e adesso questi qua non possiamo più pagarli, bisogna smettere, loro vuol dire che non c'è serietà. L'unica cosa che mi permetto di dire è, se io ho 1.000 lire, io devo fare con 1.000 lire. E devo dire alla gente che devo fare con 1.000 lire. Stop, finito. Credo che poi alla fine, se tu sei questo, la gente verrà allo stadio, ti accompagnerà, perché saprà che tu stai facendo un sacrificio con quello. Finito, stop. Questa è la mia
è il mio parere. Bene, grazie, per oggi è tutto. Buona settimana da Bianco Rossi News. Grazie e arrivederci.